bentornati in un nuovo video tutorial di Natale. Oggi faremo insieme dei pensierini che riguardano la casa, quindi faremo insieme dei deodoranti fai da te in gel, pensate, si realizzano davvero con pochissimi ingredienti e se vi occorrerà qualche materia prima non vi preoccupate, vi scrivo dove acquistarle giù nell'info box. Sono molto sicuri perché contengono all'interno gli oli essenziali o comunque fragranze composte da oli essenziali e sono anche totalmente vegani, cioè noi per creare questo gel andremo ad utilizzare l'agar agar, che è una gelatina naturale. I deodoranti in gel, pensate, sono anche molto più profumati dei profumatori per ambiente classici, perché quando la gelatina tende un pochettino a evaporare, sprigiona gli oli essenziali contenuti all'interno e quindi sono molto molto più profumati dei classici deodoranti. E inoltre sono anche molto carini da regalare perché si vanno a mettere all'interno di vasetti in vetro che potete tranquillamente decorare e personalizzare come più preferite. Ovviamente il vantaggio è anche che durano molto molto di più rispetto agli altri profumatori per ambiente. Allora partiamo subito e vediamo come si fanno. Partiamo subito. Allora, in un beaker andiamo a metterci 200 g di acqua, nella quale scioglieremo due cucchiaini circa, 5 g di agar agar. Se non avete l'agar agar, utilizzate due fogli di gelatina normale e li fate sciogliere un attimino sul fuoco. Invece l'agar agar deve bollire per 5 minuti in un pentolino. Mentre l'agar agar bolle, noi prepariamo 118 g di vodka. Una volta che l'agar agar si sarà sciolta, lo lasciamo raffreddare o comunque intiepidire il composto e poi ci andiamo a mettere all'interno un cucchiaino raso di potassio sorbato, che è un conservante che potete acquistare da Zen Store. Un ingrediente molto simile sarebbe il sale da cucina, ma non assicura la completa conservazione del prodotto, quindi diciamo che sarebbe meglio utilizzarlo. Quando il composto con l'acqua e l'agar agar sarà completamente freddo, dopo aver aggiunto il potassio sorbato, aggiungete 40 g di acqua fredda, quindi a temperatura ambiente, e la vodka che abbiamo pesato prima. A questo punto mescolate e dividete il composto in tre parti e ci andiamo a sciogliere all'interno sia gli oli essenziali scelti o i profumatori scelti, poi io andrò a colorare anche questi tre composti con delle miche. Potete utilizzare anche i coloranti alimentari, possibilmente in gel. A questo punto li mettete all'interno del vasetto in vetro e questi devono rimanere in frigo per almeno 3 ore perché la gelatina si deve addensare. Dopo 3 ore potete tirare fuori i vostri vasetti e il vostro deodorante è pronto. Allora ragazze, che cosa ne pensate di questi profumatori per ambiente? Fatemi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate, se proverete a farli. Io trovo che siano un'idea regalo molto molto utile. A me piace ricevere comunque dei regali che siano per la casa. Quindi qualsiasi cosa riguardi la casa a me fa sempre piacere, poi specialmente se sono fatti a mano. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale per essere sempre aggiornati su nuovi video, ovviamente cliccate anche sulla campanellina perché è quella che vi avviserà quando i miei video saranno appunto online. Io vi mando un bacione e alla prossima, ciao!